Su in Francia mi chiamavano tutti il securiste italien, quindi il soccorritore italiano. E da un lato era una sorta di discriminante, perché erano tutti francesi, io ero l'unico straniero. Dall'altro però mi riempivo così di orgoglio. Mi chiamo Andrea Borello, ho 21 anni e sono uno studente torinese. Sto frequentando una doppia laurea, per cui studio metà in Italia e metà in Francia. Io ero in Francia in Erasmus da alcuni mesi. In Italia stava divampando la pandemia, mentre lì la situazione era ancora piuttosto tranquilla comparata al nostro paese. Mi sono sentito di dover restituire qualcosa al paese che mi aveva ospitato per tutti quei mesi ed è per questo che ho scelto di entrare all'interno della Croce Rossa francese. A Bordeaux svolgevo prevalentemente attività nel sociale, in particolare unità di strada, quindi attività di aiuto e di supporto verso i senza dimora. Per cui quando sono poi rientrato a casa a Torino, non ho potuto fare a meno di avanzare domanda per continuare questo percorso anche in Italia. D'altronde uno dei nostri principi come Croce Rossa è l'universalità, per cui il fatto di essere a fianco di un utente, di una persona in stato di bisogno in Francia, in Italia o in qualunque altro paese del mondo, alla fine non cambia così tanto. Una delle esperienze belle del volontariato a livello transnazionale è stato che quando sono tornato alla Francia ho portato con me un bagaglio di conoscenze, un bagaglio di esperienze diverse da quelle che i miei colleghi in Croce Rossa Italiana già possedevano, per cui si è effettuato davvero uno scambio. Alcune peculiarità del volontariato francese sono entrate all'interno della gestione del nostro comitato e viceversa, adesso che sono tornato in Francia, ho riportato in Francia un po' di quel savoir-faire che avevo acquisito in Italia. Ma ai miei coetanei che vogliono entrare in Croce Rossa, che sono già in Croce Rossa, io il messaggio che darei è osare. Osare perché osare significa superare dei limiti, superare delle barriere. E se non siamo noi giovani, che abbiamo ancora la possibilità di sbagliare, ad osare, a provare a cambiare, a progredire, chi lo dovrebbe mai fare? Io sono molto orgoglioso di essere stato riconosciuto cittadino europeo del 2021. Sicuramente si tratta di un grande riconoscimento per un qualcosa che io ho fatto in maniera un po' spontanea, anche un pochino ingenua, nel senso, io ho visto che c'era una situazione di bisogno e mi sono impegnato. E il fatto che qualcuno dopo abbia detto hai fatto la cosa giusta, ti diamo un riconoscimento per quello che hai fatto, non può ovviamente che rendermi felice.